Eccoci qua, seconda tornata per le partite eliminatorie tra Big Star e Sardana. Big Star in vantaggio 2-1 in questa, dopo la prima tornata. Diamo un recap veloce di quelli che saranno gli incontri sul biliardo 2, che è quello che stiamo riprendendo in questo momento. Omsi e Lazzari contro Giannazzi e Castagna. Sul biliardo 3, eccolo qui, c'è Collaro Andalò, il doppio accento mi ha un po' messo in difficoltà, Guastini, Plicanti e poi dopo Giannini e Migliori invece su questo che è il biliardo singolo, è la gara singola. Ovviamente tutte le partite stanno per cominciare, quindi facile da comprendere come Big Star sia la squadra maglia viola, mentre in tenuta nera è Sardana di La Spezia. Prima bocciata per migliore della squadra ligure, come per quanto riguarda la prima tornata. Faremo un po' un biliardo minuto per minuto, andremo da un tavolo all'altro sperando di riuscire a raccogliere le principali giocate. Qualcosa sfuggirà, ma tanto un nulla di fatto. Invece per quanto riguarda migliore, tanto Castagna brucia la prima opportunità. Andiamo a vedere invece la giocata qui di Plicanti, ometto, un attimo su questo tavolo. Si pensa un attimo, vediamo se andrà subito alla giocata applicanti, è così. Punto da prendere. Quel che fa. Andiamo di qua. Andiamo. Biliardo 2, sembra, oh, sono vicini a noi, ma dire se è bianco o rosso non è facile, ma direi bianco, visto che Lazzari sta andando, no scusate, Giannazzi sta andando, fa anche una grande giocata, Giannazzi. Otto punti. Ora c'è Omsi. Prendo un bel punto. Che giocata subito di Giannazzi, già in partita alla grande. Intanto andiamo a vedere invece Giannini, va a punto, mantiene la biglia di vantaggio. Forse ancora bianco, è così. Quindi ultima biglia per migliore, intanto andiamo a vedere Andalò alla bocciata.
4-2 per la coppia Big Star. Niente di fatto, torniamo da Giannini migliore, con il migliore che deve prendere il punto e poi vedere quello che farà l'avversario con le ultime due. Si copre abbastanza bene, c'è traffico, non sarà semplice. Ah, grande, subito a mettere in chiaro le cose Giannini. Direi che sono già due almeno. Prende 6 punti e passa a condurre. Vediamo la bocciata. Giannini solitamente bocciatore formidabile. Stavolta un nulla di fatto, anche un po' sfortunato nel rimpallo, ma già sembrava non perfetto l'impatto. Fa 0 anche Omsi dall'altra parte al biliardo 2. Punto però buono, alla fine si avvicina molto la biglia bianca al pallino. Vediamo se andrà Castagna o Giannazzi. Intanto andiamo, abbiamo tavolo, complicanti che va a prendersi il punto e mantiene la biglia di vantaggio. Tutte partite agli albori, ovviamente, abbiamo appena iniziato la seconda tornata, non ci sono ancora state accelerazioni. Terza biglia per Big Star al tavolo 3. Ah, però non prende il punto, direi, ma aveva fatto una traiettoria molto interessante. 4 sponde, non male. Cambia adesso totalmente giocata Collaro. Stavolta appunto lo prende. Di qua invece abbiamo la giocata di Omsi. 7-8 per la squadra di Sarzana. Castagna si prende il punto. Si va a bocciare sul tavolo 3, sul biliardo 3. Plicanti 6-4 per Sarzana. Direi che li tira giù, fa 10. Plicanti, andiamo a vedere. Punto tutt'altro che semplice per Lazzari. Arriva un po' stretto, direi. Devo capire quanta distanza c'è dalla rossa, ma è ancora rossa, sì. Forse era corretta la giocata, ma stretta come traiettoria. Ma l'ha messa bene il giocatore di Sarzana. Tanto andiamo a vedere Giannini. Taggio 18-0.
Stavolta arriva troppo largo. Deve giocare un'altra biglia. Stringe un po'. Prende il punto. Non sarà semplice. Per migliore. Direi prende il punto. Anzi no. Incredibile. Da qui, da questa prospettiva mi sembrava bianco, ma inganna sempre l'obiettivo. Adesso sì. Però migliora tre biglie per fare prima scompiglio e poi dopo magari provare a mettere più di un punto sicuramente. Tanto sul biliardo 2 si andrà a bocciare con altri due punti per Sardana. Va Castagna. Direi 6. Andiamo a vedere 16-17 intanto. Qui c'è un gran traffico in zona pallino. Vediamo. È riuscito a prendere il punto migliore, fa 6 punti e va alla bocciata. Può andare a sicuramente accorciare. Nulla di fatto. Andiamo a vedere il biliardo centrale. Porta giù saggiamente il pallino Collaro. Due punti vengono lasciati. 18-4 per Sardana. Applicanti avrà un altro opportunità di bocciata. Direi tutti quanti 12, vanno a 30-4 per Sardana, la coppia Guastini Plicanti, tanto migliore. Bella giocata qui di Giannini, che porta via la biglia di migliore. Intanto abbiamo un tiro importante sul biliardo 2 per Lazzari, poi torneremo sul singolo con migliore che all'ultima. Prende il punto Lazzari. Ah, non è facile quest'ultima biglia di migliore, perché rischia di prendere parecchi punti. Fa esattamente quello che doveva fare. Adesso Giannini potrà al massimo metterne dentro 3.
due ci sono, e direi anche la terza. Fa 6 punti Giannini. E avrà una possibilità di bocciata. Va a 28-6. Direi che non risale Siri, ma quel birillo è già stato abbattuto. Qui abbiamo Guastini, sembra un po' corta, vediamo, più che altro è storta. Sì. Qui abbiamo Andalò. Non è facile quando c'è la linea così, ma fa un lancio perfetto Andalò. Andiamo a vedere la bocciata sul tavolo 2 con Omsi sul 11-16 per Sarzana. Va a condurre Big Star 21-16. Adesso la bocciata è anche per Andalò, in vantaggio in due partite su tre Big Star. Ricordiamo 2-1 per la formazione in maglia viola per quanto riguarda la partita complessiva. Nulla di fatto intanto di Andalò. Applicanti va a prendersi il punto. Punti per Big Star con Andalò che va a prendersi anche il punto. Tanto nel biliardo 4 due punti per Giannini e possibilità di altra bocciata. Nulla di fatto, non accade tanto spesso, Giannini di solito colpisce e punisce abbastanza. È un ottimo bocciatore. Al secondo nulla di fatto consecutivo, ripeto, non è da lui. Conduce comunque 30-8. Intanto andiamo a vedere quello che si mettono in buca le biglie a vicenda questa partita. Intanto e adesso deve andarla a prendere questo punto Color. Non è facile perché è veramente molto vicina alla biglia rossa e assolutamente non semplice. Vediamo quale sarà la scelta per la traiettoria. È l'ultima biglia della manche. Arriva largo, sono due
biglie, direi. Tutte e due, 4 punti per Sarzana, che va 36 a 10 con Plicanti in alla bocciata, che prima ha fatto parecchio male agli avversari. Stavolta nulla di fatto. Torniamo al singolo, anzi no, si boccia dall'altra parte, quindi andiamo a vedere Castagna. 21 a 18 per Omsi Lazzari, ma Castagna ha la bocciata. Fa 2-4 e 1 è il terzo, sì, direi di sì. Poi risale, ma non nulla di fatto. 6 punti, passano quindi a condurre, è una grande partita questa. Andiamo a vedere il singolo con credo una biglia sola per migliore. Va a 30-10, ma c'ha adesso la bocciata. Direi nulla di fatto, a meno che non risalga qui, no, nulla di fatto, e pallino che rimane giù, quindi non aggredibile. Giannini va a prendersi questo punto e andiamo adesso nell'altro biliardo, dove siamo un po' più avanti con la manche, anche se qui si discute. Giannazzi ora Guastini all'ultima biglia, proverà a togliere la bianca, vediamo. Strana traiettoria, ma arriva, mi sembra bene. Forse dritto per togliere questa rossa, non andrei a fare troppe sponde complicate. Vediamo cosa deciderà Andalò. Tanto si va a Omsi a bocciare. Volevo vederlo questo colpo di Andalò, peccato per la scelta, ma infatti andrà dritto per dritto, immaginavo. Però il colpo rimane rossa. Tanto andiamo a vedere la bocciata di Omsi, poi l'ultimo di Andalò lo andremo a riprendere. Due. Adesso deve tirar via la biglia vicino al pallino. Secondo me è rimasto uno bianco, ma uno solo. Sì, uno bianco, andrà a bocciare Andalò. Tanto si boccia anche dall'altra parte, quindi si aspetta
migliore. Nulla di fatto. Andiamo a vedere adesso la bocciata di Andalò. Nulla di fatto anche lui. Tanta tensione, devo dire. Sono giocate molto importanti. Tanto vanno a bere 3 punti di qua. 28 a 24. Il punto è, secondo me, è rosso. Però si deve controllare. Andiamo a vedere allora dove si gioca. Plicanti. Va a prendersi il punto. Non è perfetta, ma comunque riesce a raggiungere il suo scopo. La giocata di Andalò, prende il punto. Plicanti. Non è. Rimane bianco, secondo me, direi proprio di sì. Quindi perde la biglia di vantaggio. Sarzana adesso deve infilarsi in mezzo, non è facile, il pertugio c'è, ma insomma, traffico non manca. Vediamo. Però sembra buona, attenzione, non perfetta ma molto buona, molto buona. Questo non sarà facile da togliere, tanto si va a bocciare sul singolo. Vediamo. Si va a bocciare. Allora, sul 34 a 12 va Giannini. Intanto vediamo prima che Giannini metta il pallino. Questa giocata di Lazzari, che forse, anche senza forse, non raggiunge il suo scopo. Andiamo a vedere Giannini. Va a bocciare. 2. Torniamo nel biliardo 2, dove siamo più avanti con la manche. 28 a 24, partita probabilmente decisiva per le sorti del match, ma ancora presto per... rimane rosso, secondo me. Eh sì, 2 punti per la squadra rossa. Per Sardana, e adesso Castagna va alla bocciata. Passa in mezzo e 2. Giustamente arrabbiato qui Castagna, perché è davvero molto sfortunato. Una bocciata potenzialmente da filotto, ha fatto 2. Adesso qui
prende il punto Sarzana. Sì. E Plicanti andrà alla bocciata. Fa il pelo al castello, ma niente di fatto. Andiamo a vedere, si boccia nel singolo 39 a 14 per Giannini, ma la bocciata c'è, migliore. Due sicuri e direi che non rientra, quindi 16, 39 a 16 per Giannini. Andiamo a vedere, anzi andiamo nell'altro tavolo, altro gara di coppia, sono 28 pari, questa è la partita più vicina. Tanto Giannini di qua ha avuto un'altra grande giocata, 47 a 16. Si stanno delineando due delle tre partite, ripeto, Giannazzi, Castagna e Omsi Lazzari rischiano di essere la partita decisiva per quanto riguarda le sorti della, non solo della seconda tornata, ma dell'intero match. Tanto con Big Star che è in vantaggio per 2 a 1 sulla squadra di La Spezia, Sarzana. Intanto andiamolo a vedere la giocata di Omsi, questa è decisiva per la squadra biglia bianca. Castagna avrà l'ultima. Vediamo, punto preso. Bella giocata qui di Castagna che adesso andrà anche a bocciare. Massimo 2 e 2 li fa, quindi 32 a 28 per Sarzana. Qui Giannini fa 4, va a 53. Ricordo che in caso di vittoria di Sarzana per 2 a 1 in questa tornata si andrà agli spareggi con due coppie e un singolo, coppie a 50, singolo a 60. Intanto ci siamo persi la bocciata di Plicanti, ma al momento direi un nulla di fatto. Due partite sembrano abbastanza indirizzate, mentre tutto da decidere nella gara di coppia al biliardo 2. Vediamo qui, si discute, si gioca al singolo.
prende il punto Giannini, ma torniamo sulla partita, diciamo, in questo momento più vicina, con Dannazzi. Però si discute. Qui abbiamo Andalò. Va a prendersi un bel punto. Subito riguadagnato dalla squadra di Sartana. Prende stavolta molto bene il punto Andalò, che va a guadagnarsi anche la possibilità di bocciata. Due biglie, quindi 4 punti, 16-43. C'è bisogno di un'accelerazione per Big Star per poter tornare in partita. Sicuramente 8, già qualcosa, diventano 10. Andiamo Giannini che spazzola, 8 punti, va a 63, direi che questa è la partita più indirizzata. Ora vediamo sicuramente più lenta la gara di coppia, quella diciamo decisiva. Va a prendersi il punto, molto bene. Giannini va per prendersi il punto, biglia di vantaggio comunque per Migliore, che può rispondere immediatamente. Siamo più avanti però in altri biliardi. Biglia decisiva per tutti a lamentarsi, tutti a piangere perché i punti non va bene, se uno non fa la partita storta, se anche altri più. Siamo un po' corta questa di Giannini, vediamo se ha preso il punto. Sì, ma è aggredibile. Tanto vediamo il tiro decisivo di Omsi. Hanno già il punto, vanno per i 2, ma direi che ne fanno solo una. Poteva far meglio qui, ha avuto un po' di sfortuna perché il tiro non è andato esattamente come sperava, però può rifarsi immediatamente con una bocciata per provare a superare 30-32. Per evitare gli spareggi. E intanto 8 punti per Big Star. 38-32.
Giannini, 65-18, una partita che probabilmente finirà prima. Grande giocata di Giannazzi, ce la siamo persa, intanto Giannini ha fatto un'altra grande bocciata, ci siamo persi un 11 di Giannazzi, straordinario, vabbè, non tutte, ripeto, non è facile su tre biliardi beccare sempre la giocata migliore, ma insomma, ci siamo poi rifatti con Giannini che è andato a 73. Ora andò nulla di fatto. ...38-43 per Sarzana in questa decisiva partita. Homsi tira giù il pallino, forse voleva prendere anche il castello, ma solo una delle due cose riesce. Prende il punto Lazzari, andiamo a vedere l'ultima biglia di migliore. Pallino che è dietro, eccolo là, adesso si vede. Assolutamente non facile da prendere questo punto. Vediamo. Due punti per migliore che rimane in partita, 73-20 però lo score è abbastanza impietoso. Andiamo a vedere la bocciata di migliore, poi ci sposteremo sul biliardo 2 dove si sta giocando veramente una partita anche di nervi tra le due coppie. Tanto fa 10, migliore, non, assolutamente non molla, 73-30. Andiamo di qua, dove si sta giocando, di là si discute molto. Ogni tiro è decisivo per le sorti della partita, perché se Giannini sta per portare a casa il terzo punto, la coppia invece... Plicanti Quastini sta portando a casa il secondo punto per Sarzana, quindi questa diventa molto importante. Intanto eccola qui, 8 punti, attenzione, si avvicina ad ampie falcate il rischio spareggio, 51-38. Altri 4, 55-38. Vediamo. Thank you.
Andiamo a vedere. Tanto si è conclusa la partita tra Giannini e Migliore, quindi 3-1 per Big Star, ma c'è un ma, perché nelle altre due partite Sardane è in vantaggio, in grande vantaggio, in questa con 43-28, in vantaggio più lieve, ma sempre in vantaggio nell'altra, con 'Lazzari. Corto questo per tanto ha bocciato Plicanti, ma ha fatto nulla di fatto. Stiamo su questa partita, che diciamo è quella più importante della tornata. Quattro punti per Omsi Lazzari, con Omsi che va anche alla bocciata, ha bisogno di punti Big Star. Intanto andiamo a vedere anche l'altra partita con ...45-28 per la squadra di Sardana. Mantiene la biglia di vantaggio. Big Star. Bel punto però. Assolutamente non semplice da prendere, perché c'è traffico e i rimpalli saranno il rischio principale. Bravissimo qui. Bravo Andalò, che riesce a passare da sotto e prendere un punto. Adesso da sotto non si può più passare. Non facile passare da lì, non facile. Adesso servirà tocco e anche forse un pizzico di fortuna. Bravissimo. Forse sono addirittura due.
Mi ha dato una biglia sola. 30-45. Bocciata importante, perché 15 punti sono tanti, ma possono essere anche pochi. Solo due, rimane distanza tra tanto non stiamo facendo vedere l'altra partita perché è in corso una misurazione. Andiamolo a vedere. Prende il punto Lazzari. Punto è rosso, ma veramente di una incollatura. Andiamo a vedere di qua. Bravissimo, bravissimo Guastini. Va a prendere un punto tutt'altro che semplice, in maniera impeccabile. Le due coppie si stanno allungando le partite, ma con grande tensione. Non può più sbagliare Sardana, anche se è in vantaggio in entrambi i match. Andiamo a vedere questo di Lazzari, l'ultimo di questa manche per Big Star. Serve a grande tocco, sono molto molto vicine le biglie. E beh, Lazzari la mette in maniera perfetta. Punto è bianco, siamo d'accordo. Tanto andiamo per l'ultima biglia bianca. Un effetto wow, va a prendere un bel punto, ma si può. Attenzione, grande giocata di Castagna. Vai 59-44. Prende il largo. E anche in altri 4 punti
per Plicanti Guastini, con Plicanti che va alla bocciata. Due. 51 a 32. Ora Omsi va a prendersi il punto, mantenere la biglia di vantaggio, molto importante qui per Big Star tenere il punto e provare ad andare a fare una bocciata importante. Comincia a essere molto vicina, quota 70, quindi non si può più sbagliare. L'altra partita sembra abbastanza indirizzata. Terza biglia per Big Star, molto buona questa di Omsi. Adesso l'ultima per Plicanti, che, scusate, per Giannazzi, che intanto guarda, intanto andiamo a vedere la giocata di Guastini alla terza biglia. Bella giocata qui, sempre pulito Guastini nelle sue esecuzioni. Non prende il punto, o sì, sembra di sì. Tiene la biglia di vantaggio, anche se per veramente pochi centimetri, ma anzi pochi millimetri, è quello che conta, è che sarà Sardana a dover tirare l'ultima della propria tornata. Ma torniamo a quella che è la partita più importante. Wow, che giocata di Giannazzi, con una tensione da ultimo tiro mica male. Adesso Lazzari è chiamato a una grande giocata. Vediamo, deve togliere la biglia rossa o e la prende Giannazzi con una grandissima giocata. Potrebbe anche chiudere. Niente di fatto, andiamo all'altro biliardo dove c'è Andalò che sul 36-51
ancora due. Nulla di fatto praticamente, perché serviva una giocata un po' più pesante. Sì. Prende il punto, abbassa anche il pallino. Altra giocata importante di Giannazzi, mette sempre grande pressione agli avversari, però ora Big Star ha due biglie, quindi può sicuramente, tanto di là vediamo Lazzari cosa decide di fare. Quantomeno il punto va preso per Big Star. Sono un birillo, ma giocata importante. Aveva provato sicuramente qualcosina di più, però vanno a 51 e adesso necessario per Omsi accorciare. Fa 4, accorcia sicuramente, rimane in vantaggio Sardana. Andiamo a vedere dall'altra parte, dove partita non si schioda, 38 a 51. Bella giocata qui, anzi bellissima giocata di Guastini. Due ci sono, vediamo se c'è anche una terza, lo deciderà il giudice. Intanto andiamo a vedere
si discute, sono i tiri decisivi, non si può sbagliare. Intanto andiamo a vedere la bocciata di Plicante. Intanto 8 si avvicina, andiamo 65 a 38. Altri due punti, attenzione, si gioca veramente sul filo questa. Andiamo un attimo sull'altra. Bravo Luca, grande Luca. Chiamato il giudice per una biglia probabilmente decisiva. Siamo sull'altra partita, che è quella diciamo più giocata ancora di Giannazzi. Ora Omsi va a prendersi il punto e l'ultima biglia è per Castagna. Attenzione, attenzione. Rimane bianco il punto. Sono due punti, due punti, attenzione. 61 pari. Partita che torna ad essere sul filo, va a bocciare anche Omsi. Si chiude una tornata nei primi biliardi. Attenzione. E va a vincere. Incredibile, incredibile vittoria di Big Star. Una partita sembrava compromessa. Grande vittoria per 4-1, anzi l'altra partita non si è conclusa. Ma davvero una grande, grande vittoria, partita fantastica, tornata fantastica, il biliardo sa regalare grandi emozioni. Adesso ci fermiamo per un po', poi dopo le semifinali. A tra poco.